L'ultimo è arrivato in Casa Azzurra, al quale chiedo intanto di dirci qual è la pronuncia esatta, perché spesso sbagliamo con voi dell'est. Pronuncia del tuo nome esatta, corretta. Zielinski. Zielinski, perfetto. Arrivi ad Empoli dopo aver, tra virgolette, giocato contro, ma non era un contro perché tu non eri inserito già più nella rosa dell'Udinese. Hai avuto modo di vedere l'Empoli in campo domenica ad Udine. Che impressione hai avuto? Sì, ho visto Empoli contro Udinese domenica scorsa e le impressioni sono buone. Ho visto una squadra ottima, bella organizzata. Hanno giocato un buon calcio. Peccato che non hanno fatto gol al primo tempo, che hanno creato molte situazioni. E poi secondo tempo un po' peggio, però niente, prima partita della Serie A, io impressioni miei sono buoni. Senti, è già da qualche tempo che scriviamo il tuo nome e lo abbiamo sempre scritto come trequartista. È lì che ti piace giocare, è lì che maggiormente ti vedremo, o prediligi anche altre zone del campo? Sì, trequartista è mia posizione dove giocavo a Udine, anche nazionale, però mi sento bene anche mezzala e dipende adesso dal mister dove mi vede e io darò tutto. Ho avuto modo di parlare con dei colleghi ad Udine e mi hanno detto molto molto bene di te. Ricordiamo che 2 anni fa, me lo hai confermato anche tu poc'anzi, il Manchester City era sulle tue tracce e fortemente ti voleva. Sì, qualcosa era in ballo, però ho fatto decisione che rimango a Udine. Ovvio che se andavo a Manchester City era quasi uguale come a Udine l'anno scorso, giocavo poco, no? Però quest'anno voglio riprendere tutto e fare vedere i miei valori. Cosa ti aspetti da questa stagione? No, mi aspetto molto di più rispetto all'anno scorso, no? Voglio fare il mio primo gol di Serie A, qualche assist, ovvio un gol più di possibile, no? Anche tante buone prestazioni e anche tornare in nazionale. A microfoni spenti tu mi hai chiesto a me che ambiente Empoli, io ti ho detto è una famiglia. Pensi che questa possa essere la situazione più congeniale per la tua crescita, per la tua esplosione? Sì, questo è anche importante per un ragazzo giovane, no? Che tutti sono vicini e creiamo una famiglia, no? Quasi uguale come Udinese, no? Tutti sono vicini, anche tutti i giocatori siamo come una famiglia, no? Per chiudere, tu sei già nel giro della tua nazionale maggiore, quella polacca. Immagino che questa stagione dovrà essere importante anche per mantenere quella maglia. Certo, voglio tornare in nazionale, che domenica si iniziano qualificazioni dell'Europei 2016 e questo è anche il mio obiettivo, no? Nei prossimi mesi. In compagnia di Romano Perticone, ultimo arrivato qua in Casa Azzurra, una trattativa che si è conclusa sul filo di lana alle 22:30 praticamente di ieri sera, quindi a mezz'ora dal gong. Immagino tanta soddisfazione per essere arrivato qua ad Empoli. Sì, sono felice, è stata diciamo una trattativa all'ultimo secondo perché il procuratore mi ha chiamato alle 10:30, quindi quando mancava ormai mezz'ora alla chiusura del mercato, vengo e sono felicissimo, ho grande motivazione. Ritrovi tra l'altro la Serie A e la ritrovi in Toscana, perché l'unica tua esperienza appunto di Serie A era a Livorno, finita magari un po' peggio però da quel punto di vista. Sì, ho sempre dei ricordi belli legati alla città e anche alla Toscana in generale, sono felice di esserci tornato. Arrivi conoscendo tra l'altro già diversi calciatori dell'Empoli, insomma, sentivo in conferenza alla carta stampata, stavi enunciando un po' di nomi. Sì, conosco per averci giocato insieme Tiberio, Guarente, Maccarone, Tavano, Moro, poi conosco Mirko Valdifiori perché siamo coetanei e tanti anni che giochiamo contro, e, insomma un po' di ragazzi li conosco, poi ripeto ormai è qualche anno che gioco contro l'Empoli, quindi l'ambiente non mi è nuovo. Mister Sarri è un maniaco della tattica, ma è in particolare un maniaco della difesa della linea. So, vedo come gioca l'Empoli e sono contento perché sono pronto subito a mettermi a disposizione e imparare il prima possibile i suoi concetti.
possiamo dire te che sei un difensore centrale che però sa fare molto bene il terzino destro. No, al contrario? No, speriamo, speriamo molto bene, dico, no. Ho fatto sia il terzino che il centrale, però sono a disposizione, ripeto, per quello che deciderà il mister. Come se stare, immagino ancora non hai parlato. No, non ancora, sono appena arrivato qui e l'ho solo salutato. Quali sono comunque le speranze tue personali per questa stagione? Di dare una mano, questa è la mia speranza più grande, di essere utile e di dare una mano.